Salve a tutti ragazzi, io sono Luigi Onorato, se preferite, benvenuti in questo nuovo video. Sono Luigi quello vero, cioè onorato di essere qui per il video. Cioè perché praticamente, mettiamo le cose in chiaro, ci sta un Luigi Onorato, non so com'è che si chiami, perché che è un impostore, che ruba il mio mestiere, si vuole solo approfittare di me e mi fa fare le run con il super tech quando io voglio andare a dormire. Lui si è andato a coricare, mi ha detto, Feli, fatti la run con il super tech. Quindi io sono il vero Luigi Onorato e mi chiamo Feli perché questo tizio mi chiama Feli senza motivo. Ciao a tutti ragazzi, sono Feliciano e benvenuti in questo nuovo video che Gigi mi ha purtroppo chiesto di fare, perché io ho la maledizione di avere questo team, di avere il Super Tech. E quindi Feli, fai la run col Super Tech da Gogeta. Ma Gigi non l'ho mai fatta, non so come. Feli, fai la run da Gogeta, io sto andando a dormire, ciao. Bene, ok, facciamo la run col Super Tech da Gogeta, tanto così. Bando alle ciance, ciancio alle banze. Allora ragazzi, sto facendo questa run perché, oltre alla richiesta di Luigi, anche voglio cercare di capire un pochino quello che fa questo team quando si tratta di affrontare sfide fra virgolette serie, che comunque la difficoltà non è pazzesca, però sicuramente è il boss che abbiamo avuto più con più vita, insomma, con più HP, è una delle sfide più difficili che ci ritroviamo ad affrontare, di conseguenza voglio capire un attimino come si comporta questo team, che ho modificato un tantino. Perché ho modificato un tantino questo team? Lo avete visto qui, nello spazio di un istante, perché l'ingresso di Gogeta Super Saiyan 4 ha un attimino rotto gli equilibri. Non fraintendetemi, cioè, è stato un bene che Gogeta sia entrato a far parte della schiera dei Super Tech, però il suo ingresso ha rotto gli equilibri, perché prima ne avevo trovato uno, diciamo così, nelle mie prove del Super Tech con Goku LR rotazione, Satan LR, un po' di roba qua e là, e doppio Goku Super Saiyan 3. Adesso questo schema va un po' a farsi benedire, perché tra l'altro non posso dire le parolacce perché altrimenti si attiva la modalità restrizione, quindi devo dire a farsi benedire, non posso dire a farsi qualcos'altro. Vabbè, a farsi fottere alla fine lo posso dire. E YouTube censura, mi sto... Vabbè, comunque. E il discorso è... sto facendo delle prove per cui la mia idea di Team Super Tech che ho in testa ha due Goku Super Saiyan 3, leader, di cui uno, il mio, quello scarso, Ability Free, fa schifo, proprio schifo, lo metto fuori rotazione, non all'interno della rotazione, perché voglio giocarmi Goku LR in rotazione, non per i danni che fai, anche se a 10... fra SA10 e SA20 ability full come il mio cambia poco, ma voglio giocarmelo perché mi serve tankare, perché il team Super Tech non è come l'STR, non è un team che spara le bombe atomiche, sì, fa danno specie se hai ability, però devi un attimino pararti le chapè, diciamo così, le chapè chapez, quindi insomma devi sì far danno, ma devi anche evitare che te ne facciano troppo, ecco. Quindi la mia idea di team ha Piccon, che vedete qui, in questo momento primo personaggio in turno, c'è capitato un turno da schifo, però vabbè, rimedieremo, e, che deve fare l'avversario, cioè l'ho provato una volta, devo dire che non mi è dispiaciuto, non ho Tien, purtroppo ho Veget che, dannato, non mi serve a nulla, perché vorrei Tien, però per Tien dovrei pullare in match apposita, e quindi con due debuffer sono convinto che il Team Tech girerebbe, anche perché Tien fa il buffer migliore del Team Super Tech e il debuffer. È un'idea sulla quale sto lavorando, ho pensato, purtroppo non mi è possibile provarla, mi piacerebbe sapere se magari qualcuno di voi a Tien, a Piccon, ha provato questo team, insomma, sono veramente curioso di sapere come gira. Intanto, la mia idea è questa, la mia idea è avere Goku LR rotazione insieme a Gotenks, e avere dall'altra parte Gogeta più Goku Super Saiyan 3 più forte dei due, o il leader amico o il tuo, insomma quello che è il più forte, metterlo in rotazione. Il mio è troppo scarso, proprio fa schifo, quindi userò l'amico che è ability solo uno, in genere Goku LR quando è ability full o siamo lì, insomma quasi, tanca anche un pochino, non sarà il caso di questo Goku LR, quindi la sfida sarà un pelino più difficile del previsto. Goku Super Saiyan 3 intendo, e insomma vediamo un attimino com'è la situazione. Abbiamo Gotenks in turno con Veget e Piccon, quindi non abbiamo Gotenks e Goku LR, mentre dall'altra parte dobbiamo avere Goku Super Saiyan 3 e Gogeta.
quindi ci capiteranno probabilmente due Gogeta al prossimo turno. Facciamo così, allora, Veget terzo, Piccon qua, ok, ok, e mannaggia, vabbè, proviamo, facciamo così, non dovrebbe le orb, avete capito? No, ok, riusciamo a tirare la 11 chi, va bene così, e partiamo ragazzi, partiamo con un debuff di Piccon che ha un 6 di additional, io potenzialmente l'ho ability full, però non ho le orb da potergli dare, quindi vedremo, difficilmente gli si attiverà l'additional infatti, e adesso andiamo di Gotenks, sperando che critti, ok, va bene, mi fa benissimo l'inizio. E qui vediamo Vegeta che si unisce a Goku e dice andiamo a farci l'anus a questo qua che sta giocando di notte mentre Luigi Naraku dorme e frega il mestiere al povero Luigi Onorato. Bene ragazzi, allora la mia idea è giocare Goku LR Goten Super Saiyan 3, di conseguenza io qua devo fare una cosa molto brutta, devo piazzare Goku LR qua. E questa cosa è brutta, proprio brutta pesante. È brutta pesante perché non mi fa tankare questa turnazione all'inizio. Quindi il primo PG sarà un Goku Super Saiyan 3 amico che devo tenere qua. E che attacca così, molto random. Non ho alternative, questi sono turni del cavolo che capitano, perché quando tu hai una turnazione ben definita nella tua mente devi sperare che di cominciare con quella turnazione, purtroppo non è questo il caso, quindi ti pareva special, grazie a Dio la tira Vegeta, almeno sai, prendiamo danno ma fino a un certo punto, 40.000 Goku 27.000, come ho detto non tanca, tutto non tanca, va bene, su special del nostro Goku non mi aspetto nulla, ho tolto metà vita ma non mi aspettavo di più 500.000 di danno. Che è successo? Ma ha stannato Goku, miracolo, cioè Goku Super Saiyan 3 ha stannato, ragazzi, i miracoli esistono, va bene. Allora, vista che è successa questa cosa, io non ho bisogno di tankare su Goku, che posso finire con Gogeta tecnicamente, quindi sì, io lo finisco con Gogeta. Se Vegeta mi lancia una special, ciao, ti becchi il tank di Gogeta post special o il counter, che è peggio. Mentre invece Gotenks mi prova, ma dico prova soltanto, a far fuori Vegeta. Vediamo un po' che succede. Piccon, gli facciamo lanciare una special così. Vegeta. E vediamo. Special di Gogeta. Goku. Ha solo 5 di critico e ability free, quindi insomma mi aspetto chissà quanto, ma ha fatto il suo lavoro, ha tankato, perfetto, e va adesso il nostro piccoletto che critta pure, ma non lo finisce, lo finisce adesso, ok, additional di Gotenks, benissimo, va bene così. Adesso il nostro Vegeta, il nostro Goku dicono senti, qua da soli divisi non ce la facciamo, uniamoci e creiamo Gogeta Super Saiyajin Fora. Ok, Gogeta Super Saiyan 4, fase 3 della battaglia. Mi sto rompendo i cabassisi, Gigi ti giuro te la faccio pagare, cioè io devo farmi sta roba, guarda, c'ho ancora i due Goku Super Saiyan 3 qua, cioè dimmi la roba, c'ho Veget Goku Super Saiyan 3, cioè ti rendi conto di cosa mi stai facendo affrontare, figliolo, renditi conto un attimo della situazione, ti ucciderò Luigi Onorato, Naraku, io sono onorato. Allora, massimizziamo il danno con il Goku Super Saiyan 3 amico che prende le orb, Rainbow, Veget, vabbè, si piglia ste due, non mi importa di fargli lanciare la special. Qua ragazzi rischiamo un po', abbiamo il buff di Veget del 30% alla difesa, ma un po' rischiamo, perché purtroppo non ha, la turnazione si è totalmente beep sempre, e non ci possiamo fare nulla, è il gioco che ha deciso così, quindi sono stati un po' sfortunati, dovremmo reggere, se spera. Ok, ovviamente immune allo stun, quindi Goku Super Saiyan 3 non serve più.
lava veget, ok, Goku Super Saiyan 3, sì sì, reggiamo tranquillamente, perché anche se si becca la speciale in faccia non ci farà 130.000 di danno, almeno spero, non ce le dovrebbe fare onestamente. Non ci prendiamo neanche la special, ok, possiamo andare avanti. Ok, allora qui abbiamo abbiamo Goku LR Goten, quindi dobbiamo andare a piazzare Gogeta dall'altra parte. Ma che rottura di... Mamma mia che rottura oggi staranno, madonna del cielo. Ok, uno, Goku LR tanca, no problem. Due e tre, qua reggiamo, no problem, abbiamo il tank di Goku LR di Gogeta, anche se ci lancia una special su Goten, se non rischiamo, non rischiamo. Benissimo, probabilmente lo finiamo prima. Vabbè, additional di Goku LR, va bene, va bene. Non ci critta stavolta, ma non ce ne frega niente. Benissimo, come da previsioni. Gotenks, benissimo. Guarda che sfiga, chiude Gogeta, che sfiga ragazzi. Mamma mia. Comunque, ciao Gogeta, ciao, ciao Gogeta fase 3, ciao. Mo me becco la fase 4 con la versione tu fighissima qua, che ti dice adesso t'ammazzo. Non proprio così, però va bene, simile, credo, in realtà no. Ok, bene, altra turnazione da schifo, però almeno cerchiamo di fare qualcosina. Allora, vediamo un attimo, perché io voglio rischiare il meno possibile. Uno, due, tre, obbligatorio a questo punto. Abbiamo il boost di Veget, il debuff di Paekwan, nella speranza che non lanci la special su Paekwan, ma di reggere reggiamo. Di reggere reggiamo, non ci sono problemi di questo genere. Poi facciamo così, chi se ne frega, no? Ok, vediamo un po'. Vai, vai Piccone, vai, debuffa, fai il tuo lavoro, non fai danno manca a morire, figliolo. Ho farmato l'SA, ho refillato per farmarti l'SA, che c'è l'inferno su Dokkanjaku in questo momento di farming. Fai schifo lo stesso come danno, almeno facessi additional. Oh, ma ha crittato Goku amico, vabbè. E no, vedete? Vedete? Vedete il buff, vedete il debuff di Paekwan, no? Non prende danno, c'è anche Veget che in genere prende le mazzate, prende 30-40.000 pugni, si è beccato 15.000. quindi Piccone funziona, un'ottima notizia. Qua mettiamo il duo, qua mettiamo il duo, gli facciamo che lancia la special con quell'R, e qui Goten ci va a lanciare una bellissima 11 chi e Goku Super Saiyan 3, ma gli diamo la orb rainbow in mezzo a sta scia, chissene, non ci mancano le orb. Special su Goku LR da debuffato, anche se solo con una special da Piccone, vediamo quanto ci fa. 80.000 ci fa meno, infatti, del quanto ci avrebbe fatto i soldi, nettamente. Ok, non ci importa che non faccia danno Goku, ci importa che faccia danno questo signorino qua. Magari un critico, ce lo spari? Ti prego, fallo per me che sto farmando a quest'ora. Sì! Ci ha fatto il critico, anche se faceva abbastanza schifo. 800.000, Goten, santi Dio, ma aspetto un critico un poco migliore. Va bene, però, insomma. Vai, vai, vai. Ok ragazzi, siamo a buon punto. Bene, non so se la chiudiamo qua, ma potremmo. Ok, allora io non so se qui lasciare Piccolo, non piazzarlo terzo, l'attacco se aumenta di tanto, poi Piccolo debuffa ancora, ma chi se ne frega, non mettiamolo terzo. E ok, va bene, va bene. Dai, tirami una special su Gogeta. Vai, vai, ti faccio vedere una cosa che si chiama counter 50% di chance. Tanto anche se mi fai la special non muoio, vai. Vai, vai. Vai. No, non me la lancia la special, vero? Non me la lancia. Da vai su. Oppele. Ciao Gogeta. È stato un bellissimo piacere. No, in realtà mi sono rotto alle... sempre i cabasisi. Luigi Giordano, me la pagherai. Me la pagherai, impostore che mi rubi il mestiere su questo canale. Me la pagherai, quindi signori,
abbiamo finito la nostra run, avete visto di sfuggita il team che ho usato, ma l'avete visto già durante la run. Io mi sono rotto alle balls, vi voglio bene tutti quanti, spero di tornare presto perché è un piacere sempre fare dei video per voi quando capita, quando voglio di sparare quattro cazzate. Io odio censurarmi, perché devo censurare? Non mi voglio censurare. Niente, anche quando Luigi Giordano mi chiede di fare le run magari con un team diverso, mi fa piacere, magari non di notte quando lui è andato a dormire, va bene. Per il resto non so, ci vediamo presto e alla prossima, ragazzi.